Buonasera a tutti o buongiorno, non so quando uscirà il video. Comunque, alla fine, mi riferisco al discorso finale del precedente video, anzi commento, alla fine sono riuscito a vedere Livorno-Viterbese. E niente, per quanto riguarda il risultato, meno male l'ho vista. Per quanto riguarda un po' la prestazione, io vi dico la verità, non so se conoscete, no? Uno dei personaggi di Mai Dire Gol, insomma, di Vedasi lì, quello che diceva Frosinone culone, ovvero. Perché Dio vesto, guardate, vedete, mi ci becco anche il copyright e mi bloccano il coso, il video. No, a parte gli scherzi, perché Dio vesto? Perché effettivamente bisogna dire che fino all'1-0 abbiamo avuto una discreta, e per discreta intendo tanta fortuna. Perché la Viterbese non si meritava in quel momento di non tanto di perdere, ma di non far gol, perché se ne sono mangiati veramente tanti e non ci è andata bene. Poi dopo il 2-0 loro, da una parte anche giustamente, perché comunque era tutto il tempo, diciamo, no? Più o meno all'inizio partita fino appunto il nostro secondo gol, fino al 2-0 nostro, di che pigiavano parecchio. Fra l'altro poi ci mette anche il campo, quindi magari un tiro il doppio della fatica, però comunque più fatica e alloggio prende il 2-0, già fisicamente accusi. Poi mentalmente vai giù, e quindi di conseguenza poi loro hanno mollato e addirittura hanno fatto il 3-0, che addirittura poteva, se sfruttavamo meglio qualcos'altro, poteva diventare benissimo anche un 4-0. Nonostante tutto, comunque 3-0, risultato bugiardo. Voglio essere onesto, quando faccio commenti, anche se devo dire, che se devo parlare male di Livorno, perché sennò sarebbe inutile di altre cose, e appunto più che inutile scorretto. Il 3-0 è troppo ampio, bugiardo. Vi dirò, è una partita aperta. Che se si va a vedere, vi dico la verità, ascoltatevi bene, se no poi magari mi fraintendete. Se si va diciamo, a vedere il risultato guardando le occasioni, vi dirò che non dico che la Viterbese meritava di vincere, ma siamo lì, pareggio X2, vai, entrando nei discorsi tipo scommesse, no? Per farvi capire. Dal punto di vista invece, azioni ma finalizzate, cioè se bisogna vostra vincere noi, facendo una sorta di proporzione, via. È una partita con molto aperta, cioè non c'era assolutamente risultato. E vi dirò di più, è una partita che se fosse, siamo, stata vista, no, da un esterno del campionato, e quindi magari uno dice, ok, Livorno e Viterbese, non so nemmeno come sono messa in classifica, era una partita che e faceva fatto vedere praticamente due squadre che più o meno, ripeto, per questa partita qua si sono equivalse. Quindi è una partita dal punto di vista di spettacolo, secondo me molto bella è stata, nonostante il tutto, per tutto intendo il tempo, che di conseguenza ha condizionato le condizioni del campo, di conseguenza ancora ha condizionato appunto la partita, cioè dal punto di vista fisico delle due squadre, quello è da mettere in dubbio. Però dopo dello spettacolo, perché sono state tantissime occasioni che per nostra fortuna noi abbiamo qualche volta, in questo caso 3 volte, sfruttato e di conseguenza finalizzato, e occasioni che la Viterbese per loro sfortuna invece hanno sciupato, ecco. Io vi dico la verità, ritornando anche all'inizio video, questa è una delle partite, secondo me, per un diciamo tifoso neutro, forse più belle del Livorno, non la più bella, ma forse una delle più belle della stagione del Livorno, per appunto il discorso occasioni. Però appunto, sì, ci sono ora, scusatemi, sul discorso inizio video della fortuna del culone, come ho detto prima, probabilmente la partita, se non la prima, entra nella top 3, no? Nel podio fra le partite in cui Livorno ha avuto veramente tanta fortuna in questa stagione qua. E quindi appunto il risultato sta bene, sì, perché alla fine 3-0, nemmeno 1-0 estremizzato, sì, no, 3-0. Però se si bisogna andare a vedere come si è conquistato, bisognerebbe un po', anzi un po' tanto, tra virgolette, migliorare. Però, ripeto, io non voglio assolutamente dire che gli vanno dato male, ma voglio fare complimenti alla Viterbese, perché vanno fatti, perché è una squadra che secondo me forse meriterebbe di stare ancora più in alto se gioco così, perché sinceramente io ho visto a sprazzi come si è comportata la Viterbese, non solamente dal punto di risultati, ma proprio anche a livello di gioco. Però
perché non essendo la squadra, no, che per cui tifo, magari se mi apitano chiedo ce la do, ma non è che mi ci, diciamo, specializzo, ecco. Quindi, no, complimenti alla Viterbese, ripeto, se magari c'è qualche tifoso viterbese che sta ascoltando, non tanto guardando il video, sicuramente non meritavate di perdere dal punto di vista soprattutto delle occasioni, ma questo vi, indipendentemente da ciò, non meritavate di perdere così in maniera ampia, ecco. Perché il risultato, se si va a vedere, come ho detto prima, alcuni punti di vista, alcuni fattori, estremamente bugiardo, ecco. Diciamo che, no, ciononostante, ora torno chiaramente a parlare di Livorno, e a me, come ho sempre detto, lo voglio ribadire sempre, che magari ci può stare che quello, boh, spero, possa succedere, magari c'è quello nuovo che magari vede per la prima volta, anzi sente per la prima volta un mio commento. Ribadisco che io preferisco, appunto, alla fine vincere così, per dia culo, detto, scusatemi il termine, ma tanto lo possiamo usare al giorno d'oggi, piuttosto che magari, non lo so, essere magari in parti invertite, no? Essere a Viterbese che ci prova, ci prova, ci prova, ci prova, e poi alla fine, boom, perdo così, fra l'altro. Quindi a me quello è contro il risultato, principalmente. Poi se viene fuori, perché la squadra, in questo caso Livorno, gioca bene, ben venga. Se per una partita, per quanto riguarda quest'anno, perché Livorno bene o male quest'anno un 80-90% delle partite l'ha fatta strabene, però la partita, magari Livorno non meritava così tanto di vincere, o perlomeno di fare questo risultato lì, a me va bene uguale, nel senso. Quindi alla fine sono contento. Poi, oh, non scordiamoci che è stato un turno infrasettimanale. Io ce lo voglio mettere perché il classico tifoso mi può prendere in giro, però ce lo voglio mettere. Le condizioni del campo, ok, influiscono sia noi che gli altri, però influiscono magari una squadra che quest'anno, e non mi riferisco solo a Livorno, è un discorso generico, però che magari quest'anno, per esempio, ha cominciato a giocare un gioco palla a terra, magari con l'acqua, no? Si trova in difficoltà perché magari il pallone, non lo so, si può fermare, magari trova, boh, un po' di fango, o magari il pallone per motivi X slitta di più. Insomma, questi fattori qua. Allora ho perso il filo del discorso, vabbè, me ne sono altri eventualmente, quindi tutto sommato sono contento così. No, stavo dicendo, ecco, tutte le cose, non scordiamoci che appunto questa è la tour settimanale, venivamo da una trasferta alla Siena, nella quale appunto abbiamo dovuto trottare fisicamente parecchio, ecco, per poi vincere così, oltretutto con quella gioia che non mi scordo. Vabbè. Quindi, per quanto riguarda la prestazione, è inutile, ce lo posso anche fare, tanto per essere un po' più corretto, no? Per seguire i miei standard di solito, facendo la differenza, se c'è stata il primo e il secondo tempo. Diciamo che, vabbè, tutto sommato la prestazione è stata giocata più o meno agli stessi ritmi, cioè la partita è stata giocata facendo la differenza, primo e secondo tempo, più o meno sugli stessi ritmi, chiaramente che con lungo andare, a differenza dei giorni normali in cui magari non piove, ovviamente la stanchezza si fa più sentire perché il campo è più pesante. Prestazione, diciamo, non mi ci voglio soffermare perché, indipendentemente dal fatto che uno la possa aver trovata sufficiente, bella insufficiente, bella ottima, altre cose, alla fine quando piove è difficile stabilire se uno ha giocato bene o male, perché alla fine influisce tanto questa cosa lì. Quindi non mi ci fermo, cioè, ma questa prestazione, secondo me, alla fine, tutto sommato, buona dal punto di vista offensivo, ma c'è da rivedere qualcosa in difesa. Però ripeto, che sia stata l'acqua, la squadra avversaria, che comunque non era assolutamente male, quello non lo so, però la prestazione a occhio mio è stata questa, che bisognerebbe stare parecchio più attenti dietro, che bisogna concedere di meno, più che altro. E basta, non c'è di altro. Come ho detto, buono invece secondo me il reparto offensivo, non tanto per i gol, ma perché comunque Livorno soprattutto ha avuto le sue occasioni, oltre alle occasioni che possono diventare gol, che ha fatto 3 tiri, 3 gol. No, come ho detto all'inizio video, potevano volendo anche essere 4, se riusciva a finalizzare qualcosa in più, per dire. Però questo è come ho visto la partita, e credo e spero di avervi fatto capire come sono andate, ripeto, occhio mio, le cose, ecco. Sì, ecco, lo dico 27 volte, vabbè, sono ripetitivo, ragazzi. Vado come mi le cose vengono e le dico, non è che tale il video, lo dico, le dico. Poi se fa schifo prendetemi per il culo, giustamente. Quindi basta, non c'è da dire altro. No. Ah, ok. Comunque, questa è un'altra dimostrazione che, perché sai, sapete, non so se avete notato, ma
fino alla partita prima di Siena, ma comunque da quando arrivano a cominciare a fare punti tanti criticavano, guarda lì, voi non vince, ma già un trovare lì che fanno parte della parte destra della classifica, ovvero di solito quella lì che è medio-bassa, no? Ecco, dimostrazione che già col Siena, con la Viterbese, indipendentemente da tutto, vediamo poi il risultato che è venuto fuori, alla fine vedete che la Livorno non è che vince contro quelle che sulla carta momentaneamente sono più deboli e più basse in classifica, ma riesce anche a far bene le altre squadre qualitativamente, per quello che hanno dimostrato adesso, e sulla classifica più alte, ecco. Quindi niente, questa è un'altra dimostrazione per quei che stanno sempre a parlare, 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 ecco. Ogni tanto bisogna anche stittili, no? Quando si può. Vabbè, detto questo, niente. Ci risentiamo come Dio sempre, vediamo paroloni, almeno un'ora, poi forse tornerò, no? Col Mighignone. Chi lo sa, domenica, regola, dovrei vederla, dovremmo giocare. Controllate sempre che magari poi dico che le cazzate, a regola no. Dovremmo giocare contro il Monza, insomma, vabbè, in trasferta. E niente. Vedremo, a regola dovrei vederla, e di conseguenza dovrei fare il commento, però non si sa mai perché mi può sempre cambiare, come è successo oggi l'orario del lavoro. E boh, proviamo bene, eh. Ora, abbiamo dimostrato che con culo senza culo, con pioggia non pioggia, comunque boh, squadra forte non forte, alla fine il risultato però sta venendo fuori. Chiaramente lo sto dicendo toccandomi, e speriamo che anche col Monza possiamo uscirne bene, ecco. Vabbè, vedremo, io rimango fiducioso. Vi ho detto questo, niente. Ci risentiamo. Ciao!